Bella raga, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale ragazzi. Oggi outfit bomba, semplicissimo, no delete outfit, no creatore, no niente. Potremmo farlo tutti quanti ragazzi, è veramente semplice. Quindi io inizierei con il glitch. Ma prima voglio ricordare agli abbonati che non sono ancora entrati ragazzi di contattarmi, perché abbiamo creato un gruppo riservato appunto agli abbonati, dove potremo cazzeggiare tutti quanti all'interno. Quindi a questo punto ragazzi possiamo iniziare con il glitch. Allora andiamo subito dalla parte alta, andiamo a cercarci le maglie da trafficante raga. Una volta trovate le maglie da trafficante, che se non sbaglio è il numero 27, andiamo a metterci la numero 2, quella sabbia ragazzi, questa gialla che vedete. Una volta indossata questa maglia andremo a cercare raga le giacche di pelle. Una volta che abbiamo trovato le giacche di pelle andremo a metterci raga la numero 27 con pellicola foglia di tè. A questo punto, una volta che abbiamo messo anche questa giacca di pelle, andiamo nei pantaloni, andiamo a cercarci i pantaloni raga sportivi designer. Una volta selezionati mettiamo il numero 17 da mare VDG neri ragazzi, sono veramente particolari sti pantaloni. A questo punto, una volta che abbiamo messo anche i pantaloni, andiamo a metterci le scarpette che preferiamo ragazzi. Io volevo mettere queste qua, le scarpette da skateboard, quelle nere, ci stanno veramente bene in questo outfit. A questo punto andiamo dagli accessori e una volta che siamo dagli accessori andremo a mettere i guanti che voi preferite. A me piacciono quelli da moto, questi qua a mezzi aperti raga, ci stanno veramente bene. Una volta messo anche i guanti, cosa facciamo? Se volete potete andare a mettere anche il papillon tramite le sciarpette o le cravatte ragazzi, quello sta a voi. A questo punto, una volta che abbiamo messo anche questa roba, andremo a salvarlo o nel primo slot o nell'ultimo slot. È fondamentale raga, per forza, per entrare poi nell'attività merge, che serve per far passare la cintura o le spalline. Link in descrizione ragazzi, come tutti gli outfit. A questo punto ci andiamo a selezionare la tuta da scienziato pazzo e andiamo al nostro solito cannocchiale raga. Quindi corriamo dal cannocchiale, schiacciamo freccia destra raga e teniamo premuto il menu interazione o touchpad. Andiamo poi a selezionarci il completo che stiamo creando, che l'abbiamo chiamato teste ragazzi, e avremo la maschera buggata sulla capa. A questo punto dovremo andare dal negozio di ammunition più vicino raga. E a questo punto ci andiamo a salvare l'outfit così com'è, sempre o nel primo o nell'ultimo slot. Dopodiché cosa facciamo? Apriamo il nostro menu di pausa e andiamo ad avviare il titano ragazzi. Quindi start online attività, avvia attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. Se avete lo yacht raga non è la prima ma sarà tipo la decima. A questo punto andiamo ad avviare il lavoro da titano senza tante particolarità. E una volta che siamo spawnati nella lobby saremo così, col petto invisibile ragazzi. Andiamo a salvarci l'outfit e lo sovrascriviamo sempre o nel primo o nell'ultimo slot. A questo punto, una volta salvato l'outfit, cosa facciamo? Andiamo a cercarci la tuta raga da cui prendere le spalline. Quindi ho la tuta racing come queste o le tute quelle da aeronautica racing. A me piace questa bianca che c'ha i bordi neri e vado a selezionare questa. A questo punto possiamo pure raga quittare il lavoro da titano. Quindi apriamo il telefono, AXA per Xbox e X quadrato X per PS raga, mi stavo impallando. A questo punto, una volta che spawniamo, spawneremo con la tuta da racing. Una volta che abbiamo la tuta da racing, cosa facciamo? O noi o un nostro amico, comunque sia dobbiamo entrare nell'attività merge, che la trovate in descrizione sia per PS che per Xbox raga. E una volta che l'avete inserita tramite il social, la trovate su attività, via attività, preferite, missioni. Ok ragazzi, io non ho il social club in questo account, quindi mi sono fatto invitare da un amico. A questo punto, una volta che siamo all'interno dell'attività merge, cosa dobbiamo fare?
Semplicemente mettere completi salvati, che è fondamentale. E una volta che siamo nella selezione degli outfit, chi ha salvato l'outfit nel primo slot cliccherà una volta a destra. Chi invece ha salvato l'outfit nell'ultimo slot cliccherà una volta a sinistra. L'importante è che vi mettete questo outfit che stiamo creando. A questo punto startiamo l'attività. Una volta che abbiamo startato l'attività, raga, non dovremo fare niente di speciale. Dovremo semplicemente aprire il nostro telefono, ragazzi, e quittare facendo AXA se giocate da Xbox, o X quadrato X se giocate da PS, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che siamo spawnati, prendiamo il nostro pressor, andiamo dalla macchina più vicina o anche nostra, diventiamo membri o del CEO o dell'MC. E una volta che siamo all'interno del veicolo, andiamo nello stile dell'organizzazione, raga, lo mettiamo, lo togliamo, scendiamo dal veicolo e sbadabam, ragazzi, avremmo messo le spalline. Quindi a questo punto che cosa facciamo? Ci andiamo a salvare l'outfit, ragazzi, ma prima di salvare l'outfit ci andiamo a mettere qualcosa nella parte alta in testa. Quindi andiamo dal nostro cannocchiale e ci indossiamo un cappello, ragazzi. Io vi consiglio questo, andate a vedere dal negozio di maschere, ce n'è veramente una miriade. Io mi metto questo qua di tela che mi piace un sacco. Una volta che mi sono messo questo, cosa andiamo a fare? Semplicemente corriamo di nuovo verso il cannocchiale, ci bugghiamo, schiacciamo con freccia destra, teniamo premuto il menu interazione, non farà l'animazione. Una volta che non fa l'animazione, raga, potremo andarci a modificare la testa. Quindi menu interazione, stile, accessori e andiamo sugli occhiali. A me piacciono parecchio questi qua chiari, bianchi, raga, e ce li vado a mettere. Una volta che abbiamo messo anche gli occhiali, raga, cosa facciamo? Andiamo subito a salvarci l'outfit. Se volete, raga, potete andarci a mettere anche il beige. Vi lascio il link in descrizione per come recuperare il beige. L'unico consiglio che vi do, prima di mettere magari gli occhiali e il casco o il cappello che sia, fate il beige e poi fate gli occhiali e il casco. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, ragazzi, che vi è piaciuto. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale, condividete i miei video da tutte le parti e alla prossima. Spada bam.